Ciao a tutti! Nel 1604 Galileo Galilei compì il suo famosissimo esperimento della caduta di un grave lungo un piano inclinato. Basandomi sugli schemi e sugli studi di Galileo e soprattutto sulle informazioni presenti in rete, ho costruito un nuovo strumento che potrete trovare nell'area didattica del planetario Galileo Galilei di Riccione. Vi faccio vedere che cosa ho realizzato. Questo è un piano inclinato che prende spunto dall'esperimento del piano inclinato con campanelli studiato da Galileo stesso. In pratica l'esperimento che cosa si pone di verificare? Di verificare l'accelerazione di un corpo in caduta lungo il piano inclinato stesso, correlando la caduta del grave alla frequenza del suono di questi campanelli. E ho posizionato 5 campanelli a una distanza di 45 cm uno dall'altro e ho inserito dei profili di alluminio che hanno libertà di movimento lungo questo asse e che quindi colpiti da un grave in caduta libera risuoneranno. Il grave sarà una sfera di legno simile a quella che poteva realizzare Galileo a suo tempo, la quale appunto toccando di volta in volta i vari campanelli li farà suonare. Galileo non aveva a disposizione strumenti per la misura del tempo precisi, se non orologi ad acqua, che però comunque sia facevano acqua a tutte le parti, e quindi che cosa decise di fare? Decise di correlare la caduta del grave ad un effetto secondario, ad un effetto sonoro. Per cui riprodurremo lo stesso esperimento verificando l'aumento della frequenza del suono dei vari campanelli man mano che il corpo cade lungo il piano inclinato. Vi faccio sentire. Appoggio il corpo qui, mi posiziono lungo un punto di vista che mi permetta di vedere tutti i campanelli e lo lascio cadere. Molto bene. Spero abbiate sentito che il suono dei campanelli è aumentato come frequenza man mano che il grave cadeva lungo il piano inclinato. Oltretutto abbiamo potuto notare un fenomeno secondario, non previsto, cioè che gli ultimi campanelli hanno ruotato numerose volte attorno al loro asse a causa del fatto che il grave aveva una velocità molto elevata e quindi ha trasferito parte della sua energia cinetica direttamente ai campanelli, permettendogli la rotazione. Ora rivedremo l'esperimento e noteremo solo questa parte. Vado. Notate che soprattutto l'ultimo campanello è quello che ha ruotato più volte. Bene, abbiamo anche verificato l'accelerazione attraverso un terzo fenomeno, che era appunto quello della rotazione dell'ultimo campanello non prevista, e quindi siamo contenti. Vi invito a venire al planetario Galileo Galilei di Riccione, dove potrete trovare anche la trattazione matematica del fenomeno della caduta dei gravi lungo il piano inclinato. Per adesso vi saluto e come sempre vi tengo aggiornati. A presto!